Lockdown all'italiana, il nuovo film di Vanzina, spacca in due i social sulla questione se sia giusto o meno fare i soldi su una tragedia. Ma è davvero questo il punto? Tutti hanno discusso, hanno parlato e stanno parlando in queste ore di questo lockdown all'italiana, questo film di Vanzina. I social si sono spaccati letteralmente in due. Proprio perché i social si sono spaccati letteralmente in due, voglio dire molto brevemente anche la mia. Perché si sono spaccati in due? Perché ci sono quelli che hanno detto sarà una gran figata, vabbè, e quelli che hanno detto non è giusto, è scandaloso il fatto che si faccia un film e si facciano i soldi su una tragedia come questa. Voglio portare avanti il discorso e approfondire un po' di più. Ci sono tantissimi film che hanno fatto i soldi sulla tragedia, pensate che so a La vita è bella di Benigni, lo so che è un capolavoro, noi stiamo parlando di Vanzina, o tutti i film sulla guerra che hanno ironizzato sulla guerra, ripeto, lo so che non è quella la qualità del film, però il punto è che il film non l'ha visto nessuno. Quindi il web non si è spaccato su un film, si è spaccato su una locandina. Poi è ovvio che il film probabilmente sarà di una qualità inferiore rispetto alla vita bella, ma non è questo il punto. Il punto è che non siamo obbligati per forza a incazzarci sempre con qualcosa, ad indignarci sempre con qualcosa. Io penso che ci siano dei momenti in cui si può anche non dire nulla in riferimento a qualcosa. Lo so che qualcuno sta pensando, ok, ma anche tu stai parlando di questa cosa. Sto parlando di questa cosa perché i social si sono spaccati su una locandina. I social a volte potrebbero fare a meno di spaccarsi. Rock and roll.